Benvenuti al diario di Papa Francesco, in copertina le immagini della visita che il Papa ha fatto ieri nella parrocchia romana di San Giulio e do benvenuto, il benvenuto al parroco della chiesa visitata ieri dal Papa, Padre Dario Frattini. Buonasera, buonasera. E sempre dalla stessa parrocchia vengono Maria Gabriella Costa e Clementina Iezzi. Cominciamo un attimo proprio dalle immagini che abbiamo visto. Che rendono un po' unica la visita del Papa di ieri rispetto a altre parrocchie romane. Abbiamo visto una tenda e un altare in cui il Papa ha fatto, si chiama la dedicazione, dedicazione. ha messo l'olio santo e poi con un movimento ampio ha, ha cosparso tutta la superficie del tavolo. Che storia c'è dietro tutto questo? Mica è una parrocchia nata ieri? No, 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 esattamente. Eh, la storia è questa. E diciamo da tre, da tre anni e mezzo a questa parte ci siamo accorti che la struttura della nostra chiesa era abbastanza eh, presentava dei problemi, proprio problemi strutturali. Ecco, di struttura: Infatti, rischiava si, di cadervi esatto, soffitto in testa. Si vedeva a occhio nudo che il tetto era proprio diciamo imbarcato, no? formava come una, una pancia, ecco, la cosa un pochino insolita. Ecco. Inquietante. Inquietante, tra sì. l'altro. ecco E da lì, diciamo, ancora prima dei tre anni e mezzo... Diciamo... E questa è la foto dei lavori che avete dovuto esatto, fare Esatto, esatto Siamo ecco. a Monteverde, esatto, il sì. corpo centrale. Ecco. ecco, quello è il corpo centrale, appunto, di cui parlavo quella pancia. Mm -hmm. Ecco, Da lì, mh, circa cinque anni fa, sono iniziati gli studi da parte di ingegneri. E sulle architravi, e sui pilastri, hanno fatto dei saggi naturalmente, era, era il tempo di Natale e a Pasqua sono arrivate le risposte, Abbiamo, ci siamo consultati con il vicariato, gli ingegneri hanno chiamato tutta quanta l'equipe del vicariato, della parrocchia e mi ricordo ancora quel pomeriggio hanno detto questo è il risultato. Insomma, la Chiesa aveva bisogno di sì, lavori importanti esatto. e voi, in men che non si dica, si può riguardare quella foto un attimo, avete costruito quella tensostruttura. Sì, tenso tenso è struttura. stata la vostra parrocchia per tre, per anni, tre e mezzo. anni e mezzo. Sì, esatto, da ieri esatto. siete tornati nella Chiesa. Da ieri siamo chiesa, tornati è nella prova. Chiesa, ecco sì, nella Chiesa Nuova. Ed ecco è una storia sì. bella perché... Questa densa struttura è stata costruita grazie al contributo di tutti. Sì. Anche... Però, ma non ci dilunghiamo su questa okay. storia che abbiamo raccontato anche, anche ieri. Raccontiamo che è successo, che è successo ieri. Il Papa ha, ha fatto tante cose che abbiamo visto in diretta, ma anche qualcuna che non abbiamo visto, per esempio, le confessioni. Sì, eh, diciamo, è stato un momento molto, molto bello. Eh, alle confessioni c'erano tre universitari. Una ragazza è andata a confessarsi e, e uscendo era molto, molto emozionata, mi ha chiesto di accompagnarla da, da un'amica. Benissimo, l'ho accompagnata e la confessione è avvenuta poi alla fine a tre, perché in poche parole Papa Francesco ha, ha fatto, fatto vivere veramente la confessione per quello che è. È nata fra queste due persone una riconciliazione. C'era ecco, stato un problema. C'è stato un problema e Papa Francesco ha chiesto a questa ragazza se questa sua amica era presente, gli ha detto sì. E gli ha detto: vai a chiamare questa ragazza. Siamo andati a chiamarla, e, e poi Papa Francesco ha intrattenuto ecco, tutte e due le ragazze insieme e, e si sono ecco, riconciliate. Stato... Hanno fatto pace davanti a Papa Francesco. Hanno fatto pace davanti a Papa Francesco, sì. Poi so che hanno condiviso anche una piccola. un caffè insieme, un dolce. Perché... Sempre col Papa. Sempre col Papa, sempre con Papa Francesco. Visto che proprio anche il tema attuale della diocesi di questi mesi, della diocesi di Roma, il tema della, della riconciliazione, cioè, Papa Francesco ad arrivare a questi punti è proprio veramente la presenza dei, del Signore, davvero, la presenza di. di per noi di Cristo, eh, perché cioè, quando gli ha detto è qui questa tua amica, sì, va a chiamare, è proprio è come il Vangelo di domenica, di ieri, va a non peccare più, Beh, cioè, questa è l'acutezza davvero dello Spirito, di Dio che, che agisce in noi, è stato meraviglioso, un momento meraviglioso, un momento grande, 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 la riconciliazione è possibile, è possibile. Voi l'avete visto, insomma, stupendo, in qualche stupendo. modo, attraverso queste due ragazze. Quali sono le immagini, ne abbiamo viste tante, qualcuno adesso ce l'ha raccontata il vostro parroco, e per voi qual è l'immagine della, della giornata che vi è restata nel cuore? È proprio quella di vedere il Santo Padre che con, con la mano e, e versava il crisma sul, sul nuovo altare, e lo, lo, lo distribuiva diciamo sull'altare, ma ha fatto veramente... Possiamo forse anche rivedere questa immagine uh, di cui stai parlando. una grande impressione no? di, questa suo, di, di quando lui suo... ha scorso sparso sì, il... Sì, sì l'altare e, e poi vedere appunto anche il cardinale che, eh, il cardinale e il vescovo che ungevano due punti della chiesa due piccole croci e perché va, devono essere unte anche le pareti non solo l'altare è questo il rito perché della ti colpito tanto che non l'hai mai visto mai visto no, no. non l'avevo mai visto quindi mi ha colpito veramente tanto eccole qua le quali, immagini. Ecco le... Per te invece? Per me dunque, io ero in un angolo dove non potevo vedere molto, mm. e, però da dove ero vedevo la vetrata di fronte e stavamo tutti vedendo, aspettando che il Papa salisse la scala per andare a incontrare i vari gruppi nelle varie stanze dove erano stati dislocati. No? E quello che mi ha fatto impressione, in qualche modo che mi è rimasto molto vivo, e vedere il Papa che saliva la scala, nel senso che si è dovuto adattare ad una chiesa fatta di popolo, ma non di una struttura che per tre anni è stata molto, molto fragile. Perché molto... il Papa, aiutami, ieri ha incontrato i ragazzi, sì. il gruppo della Caritas, sì. I, fidanzati, i fidanzati, i malati, i malati e poi non è sceso inizi. nella tensostruttura dove c'erano 300 persone fatte di ragazzini dai piccoli ai cresimandi, ai più grandi, con i genitori, con i loro catechisti ed erano tutti insieme. Quindi lui ha dovuto, il suo percorso è stato di arrivare, andare prima dai malati, poi non quelli in carrozzella che erano in chiesa, il gruppo dei malati. Più lui ampio. ha parlato poi con tutti, tra sì. poco sentiremo un, un dialogo con i ragazzi sì, tra i sì. più belli. Però poi ogni tanto parlava con te all'orecchio, di almeno qualcosa che ti ha detto. No, Papa Francesco soprattutto lasciando la parrocchia ha detto eh, padre, mi raccomando, avanti così, è una parrocchia molto viva, molto viva, molto vivace. Ma poi mi ha detto una cosa particolare, eh, una cosa un po' personale, ma la racconto, la racconto perché fa bene, fa bene, ma ha detto padre. Davvero, complimenti. Ho sentito veramente una presenza forte, una chiesa viva, una chiesa giovane. Sia umile, mi ha detto. Sia umile, perché i sacerdoti come lei facilmente sono attaccati dal diavolo. Sia umile e stia attento. È davvero. È, lo ringrazio di cuore, lo ringrazio di cuore. Però dovremmo, naturalmente, non ci conosciamo. Io, sono una persona, sono figlio di contadini e ne vado fiero perché ho imparato, ho imparato tutto tutto da un papà e una mamma. Papa Francesco, quando ha risposto, se mi permette, quando ha risposto al, alla bambina che gli ha chiesto se aveva dato da mangiare a, a, a un povero, di poveri, gli ha detto di sì. Io mi sono ricordato subito di un aneddoto della mia mamma. Io ero studente qui a Roma e tornavo a casa a Natale e Pasqua. Mi sento, ero a casa... E sento suonare il campanello di casa, vado, rispondo e mi dicono al campanello, mi dice eh, c'è la mamma, dico eh, che fratello ho qui perché mm. mi risulta che ho due sorelle, un fratello ma non è questo e la mia mamma che era pronta lì mi ha detto guarda che questo è tuo fratello ed era un povero io non sapevo ma la mia mamma tutti i giorni invitava questa persona anche altri a pranzo lei e il mio papà, perché le mie sorelle erano sposate, mio fratello è sposato pure, le loro famiglie. E mi ha detto: Sappi che i poveri sono i nostri fratelli. Io sì. ho imparato questo, eh. Ma quindi a me viene una domanda allora, visto che tu mi racconti questa storia. C'è stata una bambina, l'hai detto tu, che ha fatto la domanda al Papa, ma tu hai mai dato da mangiare a un povero? Gli hai suggerito tu la domanda. No, no, io no, 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 no. no. Va va bene, no questa allora... bambina la conosco bene, le onore. È stata una domanda no, sua. No, ok, no, no. sentiamo la risposta del Papa quando la bambina gli ha chiesto hai mai dato da mangiare a un povero? Avete mai dato da mangiare ai poveri in persona? Sì, l'ho fatto parecchie volte. E' una cosa che tutti i cristiani devono fare dare di mangiare ai poveri in persona, eh? perché tutti noi, in un momento della vita, siamo stati come dei poveri, non sapevamo eh, mangiare, è stata la mamma a latarci, a farti crescere, a dare da mangiare, anche noi, altri non hanno da mangiare, ma i grandi. Bambini come te, per esempio, non hanno da mangiare perché il papà non ha il lavoro e, e lì si fa la fame in quella casa. E tutti noi dovremmo fare sempre questo gesto di dare di mangiare agli altri, come Dio ci dà di mangiare a noi. Grazie. Clementina, ma le storie come quella che ci ha raccontato padre Dario succedono anche nella vostra parrocchia o succedevano solo a casa sua? Eh, non saprei rispondere, però devo dire che San Giulio è una parrocchia che è diventata molto recettiva al discorso dei poveri. Eh, L'esempio lo abbiamo avuto con l'emergenza freddo, e i 3-4 ehm, ospiti. Hanno praticamente sono stati, aiuta, aiutati, sono stati eh, sì, aiutati, diciamo, tutte le famiglie ci siamo unite, tutti quanti, e a turno abbiamo preparato la cena per loro. Quindi, ogni sera, una famiglia o una realtà era impegnata a portare la cena a queste persone e, volendo, stavamo con loro, cenavamo con loro. Ed è stata una gara, è stata molto ben organizzata dalla persona incaricata, Alessandra ma anche c'è stata una risposta molto molto buona e questo ci ha, io credo che unisca, nella parrocchia queste cose uniscono, al di là di tante piccole cose che poi ci sono come dappertutto, però è stato un ottimo esempio, tant'è se posso dirlo, è che quasi quasi questo gruppo si vorrebbe riagganciare per vedere di fare insieme un discorso comune sulla carità. Non sappiamo ancora come e quando. Questo stai facendo in, pro... in diretta una proposta al parroco? Eh, no, che... no, è una cosa che ci eh. siamo già detti. E che quindi in Consiglio Pastorale si parla un po' di tutte le problematiche, no? E quindi questa potrebbe essere un'ottima occasione per aiutare a continuare in questo spirito. C'è cioè, una cosa che mi ha colpito della vostra parrocchia, è un giornale. Dovremmo avere anche la, la copertina. Perché, vabbè, questo qui è il numero speciale, il giornale si chiama la... La nostra strada, dedicazione della Chiesa dell'Altare, insomma è un giornale di 80 pagine, però eh, quando esce, che cadenza ha questo giornale? E normalmente è quadrimestrale. È, è, è comunque un giornale in, importante, in... sì, è, di solito è tra, tra le 32 e le 40 pagine. Questa volta, ovviamente, visto che dovevamo parlare delle realtà della parrocchia, di tutte le realtà della parrocchia. È diventato 80 e quindi è il doppio. Che avete da dire? A che cosa serve un giornale così grande? Di solito ci sono i fogli, no? Invece voi. No, abbiamo, è sempre stato un dall'inizio, diciamo, è nato nel 2006 se non vado errato e anche all'inizio era almeno di 15-20 pagine non è mai stato un solo foglio quindi mh, si raccontava eh, nel giornale quello che avveniva in parrocchia quindi i campi scuola eh, i pellegrinaggi eh, il banco alimentare tutto quello che, mh, nel quale siamo impegnati diciamo come, come comunità e che avete raccontato anche un po' ieri a Papa Francesco. Eh, sì. Eh, ci fermiamo un attimo, poi sentiremo un'altra parte del dialogo che c'è stato ieri nella parrocchia di San Giulio. Ancora una domanda di una bambina, di una ragazza, a proposito dei dubbi. Ci vediamo tra poco. È parte della vita, dubitare, no? E dubitare è anche un po' mettere alla prova Dio, Di nuovo in diretta, oggi con noi ci sono gli amici della parrocchia romana di San Giulio e stiamo rivivendo alcuni dei momenti più belli della visita che il Papa ieri ha fatto loro. E tra i momenti più belli c'è sicuramente il dialogo con i ragazzi. Adesso ascoltiamo la risposta che il Papa ha dato a Carlotta, un'animatrice, una ragazza di vent'anni, che gli ha chiesto dei dubbi della fede, dei dubbi della fede di cui hanno parlato eh, proprio i ragazzi nel periodo di... Di formazione ha chiesto al Papa se anche lui avesse avuto nel suo percorso momenti di dubbio. Ascoltiamo la risposta del Papa: Tutti, tutti gli uomini, tutte le donne, tutti i bambini, in un certo momento hanno dei dubbi. Tutti. È parte della vita, dubitare, no? E dubitare è anche un po' mettere alla prova Dio. Se è vero che lui è fedele, se è vero che lei ci ascolta, no? Non avere paura. Tu come responsabile dei de crescimandi, insegnali a dubitare bene, perché se non imparano a dubitare, faranno della crescita quello che alcuni romani dicono, è il sacramento dell'addio. Dopo la crescita, felice sorte, se non ci vediamo più, eh? Eh, e se ne vanno, perché non sanno come gestire i dubbi. Ne ho avuto tanti dubbi, eh? tanti, tanti, davanti alle calamità, ma anche davanti alle cose che mi erano successe nella mia vita. No? Tanti. Come, come sono riuscito a uscire io credo che non sono uscito da solo no? non si può mai uscire da solo da un dubbio Gesù piace vedere la verità del nostro cuore non fare finta davanti Gesù sempre davanti a Gesù dire le cose come tu le senti io ho questo dubbio e non ci credo io ho questo e quell'altro parlare così questa è una bella preghiera e lui è tanto paziente, ci spetta. Maria Gabriella, tu sei catechista tra le altre cose. Sì. Come si fa a vincere la tentazione di un catechismo immaginato come un riempire la testa dei, dei bambini e invece scegliere la strada più difficile, ma sicuramente più promettente con un orizzonte più ampio dell'insegnare, come dice il Papa, a dubitare bene. Abbiamo iniziato seguendo le indicazioni comunque delle, della diocesi di Roma a far fare ai bambini una, a fare una catechesi familiare, quindi eh, i catechisti eh, a qualun, in qualunque anno seguono e eh, preparano delle schede settimanali per la spiegazione del, eh, della parola de, di Dio e poi queste schede la domenica vengono consegnate ai bambini e alle famiglie che devono eh, fare questa catechesi in casa. Quindi così dici la metti alla prova della vita reale? Beh, anche perché i dubbi sec quotidiani. Secondo me il catechista comunque, anche se potesse seguire il bambino di più, ma le, i genitori ce lo hanno sempre vicino, mm. che, um, al di là del, della scuola ovviamente e delle altre attività. E quindi noi facciamo poi comunque con genitori e bambini un... Eh, catechesi eh, familiare ehm, seguendo anche, appunto, anche i genitori una volta al mese Clementi... quindi li vediamo insomma li, li, li vediamo abbiamo rapporti con loro questo è ovvio tu fai parte di un'associazione che si chiama associazione laicale missionaria sì. e sei stata missionaria in Africa per parecchi anni credo sì. quanti 22 anni e da quanto tempo sei missionaria in parrocchia? Ecco, bravo. Dunque, io sono rientrata nel 2015 e diciamo missionaria in parrocchia nel territorio per quello che è possibile, nel senso che avendo degli incarichi all'interno dell'associazione il tempo a disposizione non è tanto non è... ma che significa essere missionari in parrocchia ecco è perché sì... uno missionario in Africa certo, un certo, ce ha un'idea ce certo. l'ha missionario in parrocchia beh oggi diciamo che il concetto della missione è cambiato mm. eh, la gente si rimane ed è fondamentale almeno per noi per la nostra scelta anche come chiesa ma poi all'interno del tessuto in cui si vive è importante continuare a dare testimonianza di quello in cui si crede quindi la vita normale però fatta con la convinzione, con la testimonianza della vita di tutti i giorni e impegnandosi dove è possibile, certamente. Io ti voglio far fare una verifica perché Papa Francesco, una delle ultime cose che vi ha detto, ha detto guardate se una parrocchia funziona bene lo si capisce da tre cose. Ha detto la preghiera, la eh, carità dei fatti, quindi le opere concrete. E poi parlo della carità passiva, cioè che quello del non spalla, spallarsi dietro, insomma, sì, l'uno, sì, sì, le sì. chiacchiere, no? È un tema molto mm, sì. francescano, nel senso di Papa Francesco. Sì. Io vorrei un esame di coscienza della tua sì. parrocchia da questi, mm, su sì. questi tre punti. No. Non noi... ti faccio quello dell'umiltà, che quello è un fatto tuo tra no. te e il Papa. No, ma dico Papa Francesco non mi conosce. No, ieri, mi detto, no. Siamo... ieri mi hanno detto non presentarti con le maniche fatte su, eh? io sono sempre così. Sì. No, no, vabbè, no, queste sono cose belle fra. Che è nato ieri fra me e Papa Francesco, mm. bellissimo. E, questa domanda è molto bella. Mi permette di riprendere davvero quello che è il tema, ehm, diciamo, i temi vivi della diocesi di Roma. Che il Papa Francesco ha suggerito, il nostro cardinale Don Angelo i vescovi di Settore, il nostro vescovo Don Paolo Selvadaggi, davvero è un cammino che è partito proprio dalle malattie spirituali. Papa Francesco veramente porta un Vangelo vivo, il Vangelo. Nella concretezza della vita, ha chiesto alle comunità cristiane di ripartire da lì, confrontarsi proprio sulle nostre malattie spirituali, che sono quelle che ci impediscono a tutti, ma tutti le abbiamo, io le ho, ma tutti quanti, no? I nostri limiti, i nostri peccati, ma ci impediscono di dare frutto pieno a quello che è davvero lo spirito, quello che anima, anima la nostra vita. E la Diocesi di Roma è ripartita proprio da lì. Le malattie spirituali. Noi, come parrocchia, ma non siamo l'unica parrocchia, penso che la stragrande maggioranza, vuole dire tutte le parrocchie di Roma, sono ripartite proprio da lì a chiedersi quali sono le malattie spirituali che frenano davvero il dinamismo dello spirito. Rendetevi conto: abbiamo veramente fatto un cammino di verifica, di esame di coscienza, ha detto veramente bene. Perché questo è stato già eh, un, un anno fa o due anni fa. Però sei troppo eh? ubile, io ti do del tutto, mi dai del lei, non funziona così. <ride> no, davvero, questo è stato bello. Il discorso, ecco, proprio eh, questa eh, carità passiva, di dire attenzione, mm. ecco, ad usare veramente questa carità. Eh, a trasmettere quello che è il bene, a guardare innanzitutto al positivo, a questo bicchiere. Pieno, veramente ricolmo, no? e non guardare alle cose negative. Quelle d'accordo, ma impariamo a ripartire dalle cose positive. Per me è fondamentale questo cammino della Diocesi, non per me, per, per la nostra comunità cristiana e penso davvero per la Diocesi di Roma. È un cammino bellissimo, un cammino concreto il cammino delle materie spirituali, il cammino mh, della memoria storica, saper far memoria di quello che noi eh, abbiamo vissuto, abbiamo ricevuto, il cammino del riscoprirci popolo di Dio, il cammino ora di questi mesi della riconciliazione e poi dell'ascolto del grido del popolo, del popolo che ci è accanto, ecco, del popolo di Roma, di, della nostra città. E allora, buon cammino, grazie di aver condiviso una parte piccola di questo cammino con noi, questa giornata così importante di ieri, della visita del Papa. Noi ci rivediamo domani, sempre alle 17.30, adesso il Rosario, il direttore all'Urbe. Non abbiamo paura a chiedere perdono a Gesù, perché Lui ci apre la porta a questa vita nuova. La Vergine Maria ci aiuti a testimoniare a tutti l'amore misericordioso di Dio che in Gesù ci perdona e rende nuova la nostra esistenza offrendosi sempre nuove possibilità.